Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Iniziamo ricordandovi che per continuare questo servizio la nostra TV ha bisogno del vostro sostegno. E come? Si chiede innanzitutto alle associazioni varie di fornire notizie di pubblica utilità al nostro indirizzo di posta elettronica, che è il seguente: teleradio.otolengo@gmail.com, oppure di lasciare le informazioni presso l'ufficio parrocchiale aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. Ai cittadini che già ci seguono e prenotano funzioni religiose chiediamo di continuare a seguirci e di prenotare anche formule di auguri per compleanni, anniversari e ricorrenze, corredato ovviamente da fotografia. A tutti quanti si dilettano a scrivere, chiediamo di farci pervenire storie, poesie, racconti, vaglieremo il materiale. Se non sarà possibile metterlo in video, sarà materiale per il periodico Redone o per il nuovo sito parrocchiale che è in allestimento e sarà a breve molto attivo. La collaborazione non si esaurisce qui. Cerchiamo anche giovani attenti e consapevoli, con attitudini tecnologiche, disponibile ad imparare le tecniche della ripresa e del montaggio video. Chi volesse contattarci può farlo ogni venerdì sera presso la nostra sede al numero 030 95 17 483. Per coloro invece che ci seguono in internet, siamo visibili su YouTube e Facebook digitando TRG Gottolengo. Vi lascio ora l'editoriale Don Arturo, che ha per tema e titolo Di fede si vive. Cari amici, in Quebec arriva la carta dei valori che mette al bando le religioni. Basta l'ostentazione dei simboli religiosi, ha detto il governo. Servono valori comuni. Il nuovo idolo qual è? La neutralità. Francia. Troppe le feste cristiane. Cambiamo il calendario. Londra. Dal giuramento degli scout viene cancellato il riferimento a Dio. Vienna. Nelle aule scolastiche, la croce o la mezzaluna? La croce sull'euro slovacco bocciata dalla Commissione europea. No a simboli religiosi sulla moneta europea. Europa anticristiana. Le vie dell'intolleranza. Discriminazioni sul lavoro, nei luoghi pubblici, insulti, minacce. I casi sono in crescita. Coscienza religiosa. C'è un'Europa ostile. Cristiani, ma anche ebrei e musulmani, identità e fedi sotto pressione per effetto della politica e cultura spesso apertamente contraria. Giustamente Papa Francesco ha esclamato: «Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia, della libertà?» Un giornale titola: «Quei cattolici impossibili che qualcuno vorrebbe invisibili». E anche in questo nostro tempo continua il martirio dei seguaci di Cristo. Nello scorso anno sono stati uccisi 105.000 cristiani a motivo della loro fede. E tuttavia c'è un altro aspetto che ha spinto il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, a denunciare un ateismo anonimo che si sta insinuando nei cristiani, che si abituano a vivere di fatto come se Dio non esistesse. Il cristianesimo sta diventando culturalmente una minoranza anche in Italia. Allora, vale ancor di più per noi oggi la richiesta degli Apostoli che abbiamo ascoltato nel Vangelo di domenica scorsa: Signore, accresci in noi la fede. Noi, che abbiamo la fortuna di averla, anche se debole, anche se piccola,
Dobbiamo cercare di aumentarla, di esercitarla, di respirarla, di testimoniarla. Non vergogniamoci della nostra fede. E se qualcuno obietta, ma cosa serve la fede? Rispondiamo, serve come l'amore. Di amore si vive e di fede anche si vive. La fede che cosa è in fondo? Una storia d'amore tra l'uomo e Dio che trasforma la storia. Come nelle storie d'amore, l'amore gratuito, senza interessi, così è la fede in Dio. Lui si dà a noi per primo e noi ci diamo a Lui per quello che possiamo, tendendo a essere senza misura. Ti salutiamo con due domande. A che serve la fede? A che serve l'amore? Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica, buona settimana a tutti. Continuano gli incontri delle serate rosa presso la sala delle riunioni il giovedì sera alle ore 20:30 di tutto il mese di ottobre. Ecco il calendario dei prossimi incontri. Giovedì 13, la Coop in collaborazione con Pandora, etica e legalità nel piatto. Vale a dire, mangiare è un atto di cultura agricola, l'etica del cibo ci renderà liberi. Domenica 16, 4 passi per la salute, andata e ritorno a Gambara. Partenza alle 8:45 dai giardini Avis, vicino alla posta, rientro previsto alle ore 11. Al ritorno, buffet per tutti. Giovedì 20, nozioni di primo soccorso. Serata con la NC di Gambara per nozioni di primo soccorso. A fine serata verrà consegnato un contributo offerto dal gruppo Serate Rosa per l'ambulanza. Siete tutti invitati. Giovedì 27, grande tombolata con tombolone. Partecipate numerosi, il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Domenica scorsa si è rinnovato l'appuntamento con bambini e genitori per l'iscrizione al catechismo. In molte famiglie hanno accolto l'invito a venire in oratorio e a trascorrere il pomeriggio insieme ai propri bambini. Dopo i canti, i giochi, le corse, finalmente è arrivato il momento più atteso dei bambini, il lancio dei palloncini. Don Luca ha radunato tutti nel campo da calcio e dopo aver fatto insieme il conto alla rovescia, le mani si sono aperte e centinaia di palloncini hanno preso il volo, colorando in pochi istanti il cielo sopra l'oratorio. Per alcuni minuti i bambini sono rimasti a bocca aperta e con il naso all'insù, accompagnando con lo sguardo i palloncini che, spinti dal vento, si allontanavano. L'associazione CRIAF, il comune di Gottolengo e il nostro oratorio organizzano due serate dal titolo Bullismo e cyberbullismo, le sfide dell'educazione, per affrontare insieme le possibili problematiche e i continui cambiamenti che i giovani incontrano di fronte alle nuove tecnologie. Gli incontri si terranno in oratorio con ingresso libero, al martedì 11 ottobre e martedì 25 ottobre alle ore 20:30. L'incontro di martedì 11 avrà per tema genitori e figli in rete, istruzioni per navigare responsabilmente. Il tema di martedì 25, invece, sarà rivolto alla conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo. Ora la consueta rubrica settimanale dedicata al meteo e all'almanacco. Come avevamo previsto, le temperature si sono abbassate vistosamente e anche questa settimana l'autunno meteorologico si farà sentire
con un martedì nuvoloso e il resto della settimana variabile. Le temperature si attesteranno sui 9-11 gradi di notte e 14-16 di giorno. Nell'orto, in ottobre, pulite le aiuole di cavolfiore dalle piante infestanti, irrigate se necessario. Raccogliete fino a dicembre, eventualmente prima dei forti geli, altrimenti le teste possono subire gravi danni. Per difendere dal freddo e dalle brinate, per un breve periodo, raddrizzate e riunite le foglie legandole sopra le teste. In ottobre è possibile trapiantare in piena aria aglio e cipolla bianca, utilizzando bulbi con una distanza di 10-5 cm per l'aglio e di 15-25 cm per la cipolla bianca. Per quanto riguarda l'alimentazione, l'aria cambia e si fa più fresca. Non è ancora inverno, ma cominciamo a sentire la necessità e la voglia di consumare alimenti più sostanziosi e meno rinfrescanti. La zucca è talmente ricca di vitamina A che solo 100 g di polpa coprono tutto il fabbisogno giornaliero di questa vitamina. Inoltre, un suo consumo regolare aiuta efficacemente l'intestino pigro. Ed ora un proverbio. L'ottombrata è bella, ma te sempre pron l'ombrella. Saluti! Venerdì 7 ottobre si è disputata la seconda giornata del campionato di calcio Centro Sportivo Italiano a 7 giocatori. Il Gottolengo ha affrontato sul sintetico del nostro oratorio per la prima volta in una partita ufficiale la squadra del Fiesse. Vediamo una breve sintesi dell'incontro curato da Vittorio. Al fischio d'inizio il mister Gianluca Rossi schiera Paolo Zambelli, Andrea Lafranchi, Andrea Trevisan, Andrea Tognoli, Stefano Marchioni, Fabio Musa e Francesco Orizio. La linea d'attacco del Gottolengo si dimostra sin dal principio determinata, tanto da sfiorare la prima rete a pochi minuti dall'inizio dell'incontro. Tuttavia è il Fiesse a passare in vantaggio al terzo del primo tempo, mediante un tiro da fuori area che penetra nella nostra porta dall'incrocio dei pali. La risposta della squadra di casa non si fa attendere. Al 9 minuto la Franchi ribatte un lancio servito da Musa, recepito da Zambelli e a sua volta trasformato nel gol del pareggio da Tognoli. Due minuti più tardi, ancora Tognoli mette a segno, sul rigore generato da un fallo di ricezione degli ospiti sul calcio d'angolo, la rete del vantaggio. Al 16° minuto di gioco, su punizione, Zambelli allunga ulteriormente le distanze
che porta il risultato provvisoriamente sul 3-1, chiudendo così di fatto il primo tempo. Siamo giunti alla ripresa. Al 34esimo di gioco, da una rimessa di Orizio, nasce il gol del 4-1, messo a segno ancora una volta da Tognoli. La partita prosegue con una sostanziale parità agonistica da entrambi gli schieramenti, con però una leggera prevalenza dello schema offensivo del Gottolengo. Nel frattempo il mister effettua due sostituzioni, facendo scendere in campo Antonio Lorigiani e Simone Zambelli. Al 46esimo minuto di gioco il TS mette a segno la seconda rete. Solamente a 120 secondi più tardi, Musa si regala una delle sue perle con un tiro magistrale al quale il portiere non resiste. È la rete del 5-2. Il risultato definitivo del 6-2 viene suggellato da una notevole azione di Simone Zambelli. Prossimo appuntamento con la terza di campionato è fissato per venerdì 14 ottobre a Castelnella, dove affronteremo la squadra del Civico 10 Caffè. Ricordiamo che l'incontro verrà trasmesso integralmente al termine di questo notiziario. Alcuni avvisi. Mese di ottobre è il mese del Santo Rosario. Ogni giorno, prima delle sante messe feriali, alle ore 7.30 e alle ore 18 in chiesa parrocchiale, recita del Santo Rosario. E anche l'anno santo della misericordia, lo sappiamo. I sacerdoti visitano e benedicono le famiglie residenti in via di Vittorio, Stazione e Pralboino. Eventuali offerte saranno devolute per realizzare la santella di Contrava dedicata a San Benedetto. Ancora per questa sera, gli amici del teatro propongono una rappresentazione teatrale il cui ricavato andrà a favore dei terremotati del centro Italia. Oggi ci sarà il ritiro del Consiglio Pastorale Parrocchiale a Fantecolo, partenza dell'oratorio alle ore 14. Martedì 11 ottobre, alle ore 20.30, in oratorio, incontro aperto a tutti e soprattutto ai genitori sul tema il bullismo adolescenziale. Mercoledì 12 alle ore 15 la bella età va in cucina.
Venerdì 14 ottobre alle ore 20 in oratorio, pizza insieme per preadolescenti e adolescenti. Domenica 16 ottobre alle ore 16, tombolate in oratorio per tutti e allo stesso orario, ore 16, sempre in oratorio, incontro bambini e genitori del secondo e terzo anno dell'iniziazione cristiana, fanciulli e ragazzi. Veniamo ora al calendario liturgico di questa settimana. Oggi, domenica 9 ottobre, alle ore 18.30 in parrocchiale, Santa Messa in suffragio dei defunti Castellini Giulia, Severo e Marilena e del defunto Tognoli Rino. Lunedì 10 ottobre si ricorda San Daniele Comboni. In parrocchiale, alle ore 8, Santa Messa in suffragio defunto Fanelli Faustino, a Villa Giuseppina 9.30 Santa Messa e in parrocchiale ancora alle 18.30 Santa Messa in suffragio defunti Natalina, Maria e Celso. Martedì 11 ottobre, in parrocchiale, alle ore 8, Santa Messa in suffragio defunta Suor Bertoletti Esterina. In parrocchiale ancora, alle 18.30, Santa Messa in suffragio defunto Lodigiani Celsa. E in oratorio, alle 20.30, rinnovamento nello spirito, Santa Messa. Alle 20 si reciterà il Santo Rosario presso la Santella della Madonna del Buon Consiglio. Mercoledì 12 ottobre, in parrocchiale, ore 8, Santa Messa, suffragio defunti famiglia Nodari, e ancora in parrocchiale, 18.30, Santa Messa in suffragio defunti Favagrossa Amos e defunti Teresa e Fausto. Alle 20.30, presso la famiglia Pierluigi e Dina Bonazzoli, incontro del Profamiglia. Giovedì 13 ottobre si ricorda il Beato Giovanni Bodeo, in parrocchiale ore 8 Santa Messa in suffragio defunta Tedeschi Giuliana di Giulio e Argentina, alla Casa di Riposo alle 16.30 Santa Messa pro Populo e in parrocchiale alle 18.30 Santa Messa defunti Ennio, Bruna, Elisa e defunti Fappani Piera e Lodigiani Piero. Alle 9.30 ci sarà il ritiro dei sacerdoti a Gottolengo. Venerdì 14 ottobre, in parrocchiale, alle ore 8, Santa Messa in suffragio defunto Capuzzi Guido e alle 18.30, sempre in parrocchiale, Santa Messa in suffragio defunti Sandro, Piera e Angelo Doninelli. Sabato 15 ottobre si ricorda Santa Teresa d'Avila, alla Casa di Riposo alle ore 16.30, Santa Messa in suffragio dei defunti Biazzi Nicola e dei defunti Dotti, Renato e famiglia, e alle 18.30, in parrocchiale, Santa Messa in suffragio defunti Marini Fausto e Breda Giuseppe. Dalle 9 alle 11 la chiesa sarà aperta per le confessioni in parrocchiale. Domenica 16 ottobre, in parrocchiale, Santa Messa alle ore 8 in suffragio defunti Piero, Giovanni e Rosina. Alle ore 10, sempre in parrocchiale, Santa Messa in suffragio defunti Galvan, Giuseppina e Marini Fausto. Ci sarà anche il battesimo di Lucini Alice e Ruggeri Chiara. Ore 18.30, Santa Messa in suffragio del defunto Tommasoni Tommaso. Con questo è tutto, vi lascio alla registrazione dell'incontro calcistico di venerdì tra l'Associazione Sportiva di Dilettantistica Gottolengo 2000, la ASO Fiesse. Vi auguro un buon proseguimento di domenica e una buona settimana.